Irpinia cresce il numero dei decessi da Covid-19. Questa mattina si è registrata la 12ª vittima. Aumentano anche i casi che, secondo l'ultimo bollettino dell'ASL, si attestano a quota 143. Tra questi c'è anche il sindaco di Trevico e un infermiere di Pietra dei Fusi in servizio al Rummo. 119 i ricoveri e personale sanitario allo stremo al Moscati di Avellino. Un uomo di 48 anni di Mirabella Eclano si uccide perché temeva di essere affetto dal morbo del coronavirus. L'infezione aveva già colpito molti membri della sua famiglia. Conferenza stampa oggi a Palazzo Mosti con Mastella, Ferrante, Volpe e il prefetto Cappetta, che illustrano il quadro generale della situazione nel Sannio. Entro domenica atteso il picco, intanto diramato il primo bollettino sanitario promesso dal direttore generale del Rummo Ferrante. Cominciano intanto i controlli col termoscanner presso lo scalo ferroviario di Benevento. Alla TV intervista a cuore aperto della sanità Nunzia De Girolamo, l'ex ministro, ora personaggio dello spettacolo, si racconta tra passato, presente e futuro, uno speciale al termine dell'Hub News. Buonasera, buonasera dal nostro telegiornale. Abbiamo con le notizie dal fronte Covid da Avellino, dove si registrano ancora infettati e purtroppo ancora un decesso. Sale a 143 il numero dei casi. L'ospedale Moscati pare essere arrivato allo stremo delle proprie forze. 12 decessi e 143 casi. Si aggrava il bilancio del coronavirus in Irpinia, che nel fine settimana fa segnare altri 20 pazienti affetti da Covid-19 e la morte di una 60enne di Gesualdo, mentre nella tarda mattinata di oggi è deceduto un 71enne di Ariano Irpino, ricoverato nell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. L'uomo, risultato positivo al Covid-19, era dal 9 marzo scorso alla città ospedaliera. Tra i ricoverati al Moscati, intanto anche due operatori del 118 fino a questa mattina in vigilanza sanitaria domiciliare, oltre al primo cittadino di Trevico, Nicolino Rossi, medico veterinario e dirigente dell'ASL, risultato positivo al test, ma al momento in buone condizioni. Attualmente è l'unico sindaco irpino affetto da coronavirus. Da segnalare infine il caso di un altro operatore sanitario, questa volta di Pietra dei Fusi, in forza all'ospedale San Pio di Benevento. L'annuncio è arrivato al sindaco Giulio Belmonte direttamente dall'azienda sanitaria Sannita. Sempre nel fine settimana però sono giunte anche due notizie positive. La prima riguarda le dimissioni di una 59enne di Ariano Irpino dopo il secondo tampone di controllo. Si tratta della moglie del ginecologo che, accompagnata dal marito, poi risultato anch'egli positivo, bypassò il pretriage del frangipane e poi fu trasferita ad Avellino. La seconda buona notizia è la nascita di Mario, figlio di una donna di Solofra ricoverata al Moscati perché affetta da coronavirus. Il bimbo, al quale è stato praticato anche un primo tampone, sta bene ed ora è a casa con i nonni. Si allargano intanto i comuni della provincia interessati dai contagi in Irpinia, ben 31 fino a questo momento. Ecco la mappa: 66 casi ad Ariano Irpino, 10 ad Avellino, 8 a Flumeri, 6 a Mercogliano, 5 a Mirabella Eclano e a Scampitella, 4 a Chiusano San Domenico e Solofra, 3 a Monteforte e Venticano, 2 a Savignano, Melito, Forino, Gesualdo, Grotta Minarda, Villanova del Battista, Lauro e Trevico, 1 a Taurasi, Cervinara, Cesinali, Castelbaronia, Montecalvo, Montefredane, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Bonito, Valle Saccarda, Bagnoli e Pietra dei Fusi. Si parlava delle condizioni ormai allo stremo del Moscati, in attesa che il nuovo padiglione, la palazzina Alpi, possa essere attrezzata con 52 nuovi posti letto. Super lavoro al Moscati di Avellino, dove crescono i ricoveri di pazienti affetti da Covid-19. La direzione strategica però è anche impegnata nell'allestimento dei nuovi 52 posti letto in terapia intensiva presso la palazzina Alpi. Il reparto di emergenza non dovrebbe tardare ad aprire. Mancano ancora anestesisti, infermieri e operatori sociosanitari in numero sufficiente a gestire le postazioni supplementari e l'ulteriore afflusso che si annuncia nei prossimi giorni. Ma anche su questo aspetto si sta provvedendo al reclutamento. A fare il quadro della situazione il direttore sanitario Rosario Lanzetta.
Qui al Moscati di Avellino in questo momento ci ritroviamo con 119 ricoveri per Covid-19, di questi 13 sono in terapia intensiva, più un paziente in corso di accertamento. I test positivi risultano 62, 11 decessi e un paziente guarito. A questo ovviamente bisogna aggiungere l'opera di riorganizzazione interna che stiamo portando avanti, allargando la possibilità di degenze dedicate a Covid-19. È stata applicata, ovviamente è stata utilizzata sia, sono state utilizzate sia unità operative come otorinolaringoiatria, chirurgia d'urgenza e chirurgia vascolare. In questo caso noi abbiamo anche sollecitato alla Protezione Civile Nazionale ovviamente una fornitura più congrua di dispositivi di protezione individuale e unitamente a questo anche di apparecchiature. Avremo oggi 3 ventilatori per terapia intensiva che si aggiunge a quello già fornito e siamo in attesa di avere, fermo restando i blocchi internazionali legati ai voli, evidentemente anche altre apparecchiature che ci consentiranno la possibilità di aprire altri posti di terapia intensiva e subintensiva presso la Palazzina Alpi. Una tragedia nella già dolorosa stagione che stiamo vivendo. Il coronavirus miete vittime anche sotto forma di suicidio. Un uomo di 48 anni di Mirabella e Clano ha deciso di togliersi la vita in quanto il virus aveva già ucciso il suocero del fratello e aveva colpito la propria compagna. Gerardino Caso, l'uomo di Mirabella e Clano che sabato pomeriggio aveva fatto perdere le sue tracce, è stato ritrovato privo di vita. A nulla sono valse le ricerche avviate dai carabinieri della compagnia locale, anche con l'ausilio di un elicottero, oltre che insieme ad un folto gruppo di amici dello scomparso. Il 48enne, che era molto noto nel comprensorio anche perché atleta podista, è stato ritrovato impiccato ad un albero sotto un ponte in località San Prisco, a poca distanza dalla sua casa di Passo di Mirabella, dove viveva con il genitore. Jerry, come era da tutti chiamato in paese, era scappato dopo un ultimo contatto attraverso i social avuto con una sua amica toscana. Proprio a lei avrebbe manifestato il suo malessere e l'intenzione di farla finita in seguito al decesso a causa del coronavirus del suocero di uno dei suoi fratelli e alla notizia che anche la compagna del 73enne era positiva. Da qui la grande preoccupazione dei familiari e l'allarme lanciato evidentemente consapevole. Qualche giorno prima, infatti, proprio questo fratello sarebbe andato a mangiare presso l'abitazione di Gerardino e dei suoi genitori, lamentando lo stato d'ansia e una condizione psicologica già precaria che lo ha portato a togliersi la vita. E restiamo in Irpinia perché coronavirus non frena la polemica politica. Cipriano, che è il capogruppo di Mai Più al comune di Avellino, critica l'atteggiamento e l'operato del sindaco Festa e non lo manda a dire. Si dissocia dall'iniziativa del sindaco di Avellino Gianluca Festa sulla riapertura di vecchi plessi ospedalieri per arginare l'emergenza coronavirus e soprattutto gli chiede di abbassare i toni, evitando di utilizzare metodi di proposta e confronto poco ortodossi nei confronti del governatore De Luca, oltre ad atteggiamenti che a suo avviso lo rendono ridicolo. Luca Cipriano, capogruppo consigliare di Mai Più, bacchetta il primo cittadino del capoluogo irpino e lo invita a svolgere un ruolo più produttivo in questa fase. Del resto, l'esempio del presidente della regione Campania, a suo avviso, va solo imitato, essendosi mostrato finora un passo avanti sia ai suoi colleghi che al governo. Il sindaco di Avellino sbaglia, non è questo il momento della polemica, non è questo il momento delle contrapposizioni. Io ritengo che il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, stia lavorando molto bene, lo stia facendo con grande attenzione, con grande puntualità, con presenza costante e quotidiana su tutti i territori. Lo sta facendo spesso anticipando decisioni che il governo nazionale, il premier Conte, sono andati poi ad assumere sul modello Campania. Io credo che il governatore De Luca sia al momento la persona migliore per poter guidare questa emergenza e trovo inutile, improduttiva, a tratti anche ridicola la polemica che il sindaco della città di Avellino Gianluca Festa ha innescato contro il presidente della regione Campania. Non si tratta di fare la gara a chi fa lo sceriffo più forte, non si tratta di spaventare i cittadini, si tratta di lavorare assieme senza ulteriori polemiche. È il tempo della costruzione, non delle polemiche. Spero quindi che i toni si abbassino e si rimanga concentrati sulle attività che servono a salvare vite umane anche nella nostra regione.
E ora andiamo a Benevento, dove stamattina c'è stata la conferenza stampa molto attesa del sindaco Mastella e con i collegamenti presso le loro sedi del prefetto Cappetta e dei manager Volpe e Ferrante. Si è parlato della situazione dopo le polemiche innescate anche da altra Benevento e quello che in effetti è emerso, cioè addirittura un bollettino che sarà diramato due volte al giorno, che terrà insomma informati su quanto è l'evoluzione del male. Come promesso oggi in conferenza stampa, l'azienda ospedaliera San Pio ha diramato il primo bollettino ufficiale di quelli giornalieri che Ferrante, il direttore generale del RUMO, ha promesso per realizzare quella trasparenza che la stampa gli andava imputando. I numeri sono gli stessi snocciolati nella conferenza stampa di oggi: 14 ricoverati, di cui 9 della provincia sannita e 5 provenienti da altre province campane. Di questi, 3 sono i ricoverati in terapia intensiva, 5 in pneumologia, 6 in malattie infettive. Numeri per fortuna da provincia bianca, come ha detto oggi Stella, aprendo la conferenza stampa con i manager Ferrante e Volpe e il prefetto Cappetta collegati dalle loro rispettive sedi. Siamo tornati a Palazzo Mosti. Mastella aveva chiuso i battenti all'epoca delle sue dimissioni, gestendole da casa. Li ha riaperti in piena emergenza per rintuzzare quelli che chiama sciacallaggi mediatici di un'associazione che vuole cavalcare l'onda del momento per fare politica. In questo Mastella ha un alleato formidabile nel dottor Ferrante. Ferrante, che con la sua facondia asciutta e diretta fa capire come il picco sia atteso entro domenica prossima e che l'ospedale RUMO si stia dotando di strumentazioni all'avanguardia capaci di tenere a distanza i rischi di contagio. 14 ventilatori di ultimissima generazione, il macchinario atteso per giovedì, capace di eseguire in loco l'analisi dei tamponi, kit per 3.000 screenings, un intero padiglione di 35 posti letto che si possono trasformare in 64 in caso di bisogno. Solo uniti si batte il virus, dice Ferrante, basta con le polemiche strumentali. E sia, passi sul fatto che non si sia data risposta su come ci si è attrezzati per arginare il focolaio arianese. L'importante è marciare però compatti verso il raggiungimento e lo scavallamento del picco per poter imbastire ragionamenti meno di trincea. Nel frattempo Volpe, il manager dell'ASL, introduce il discorso dei termoscanner capaci di misurare la temperatura corporea di chi sbarca a Benevento, in questo caso dai convogli ferroviari. La misura è già stata applicata in queste ore e servirà a difenderci meglio. Volpe ha anche accennato ai presidi di Cerreto di San Bartolomeo in Galdo, ma dice serviranno soltanto in caso di massima urgenza e speriamo non sia proprio quello. Mastella è la sua personale crociata, sindaco, pater familias, conducator. Non gli si può chiedere di più, egli fa quello che sa fare e ha l'autorevolezza per farlo. Fa squadra con gli amici Gennaro e Mario e a loro, piaccia o meno, dobbiamo assegnare la nostra sicurezza in questo strano momento della nostra storia. Siamo andati un po' in giro attraverso la Valle Caudina per capire gli umori dei sindaci al cospetto di questo problema che è il coronavirus. Sentiamo. Il coronavirus colpisce anche la Valle Caudina. Quella che fino a qualche settimana fa sembrava essere immune dal virus, nel giro di qualche giorno ha fatto registrare 2 casi. Il primo a San Martino, Valle Caudina, mercoledì scorso. Poi, nel weekend, la notizia del contagio nella vicina Cervinara. 2 finanzieri, colleghi, che prestano servizi a Napoli. Le loro condizioni non preoccupano, ma se a San Martino non ci sono persone in quarantena collegate all'uomo contagiato, a Cervinara il sindaco Tancredi ha invitato i cittadini che hanno frequentato gli studi medici a partire dal 9 marzo ad effettuare una quarantena fiduciaria. Diciamo, non è un'ordinanza, è un consiglio precauzionale nelle more che venga effettuato il tampone, praticamente di osservare quarantena fiduciaria. Ma come hanno reagito i comuni limitrofi? Fortunatamente ad oggi non si registrano nuovi casi, ma il livello di attenzione rimane sempre alto. A Rotondi, sottolinea il sindaco Antonio Russo, medico di professione, la popolazione è attenzionata e aiutata quotidianamente. Le famiglie con pazienti disabili, con pazienti con patologie particolari e serie e i cittadini che abbiamo messo in quarantena sanno benissimo cosa fare, e cioè fare il numero del COC, fare il numero dei referenti del COC, fare il mio numero, e noi siamo disponibili e pronti H24 su tutto, per farmaci e dispense alimentari.
A Rocca Bascerana il sindaco Roberto Del Grosso, che tra l'altro ha previsto un servizio d'ordine davanti agli uffici postali nei giorni di ritiro della pensione, fa sapere che a breve verrà effettuata una nuova sanificazione delle strade. Non solo, a breve potrebbero arrivare aiuti dalla regione. Ho chiesto anche sia al piano di zona che alla Caritas di predisporre il piano di zona di cui facciamo parte di Avellino. Ha fatto richiesta all'assessore Fortini per liberare delle vecchie fondi, più di 1 milione di euro quasi, che dovrebbero essere poi distribuiti sul territorio sotto forma di aiuti e pacchi alimentari. Attendiamo dalla regione, così come ci ha comunicato il presidente, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, attendiamo bene placido della regione. Numerosi controlli in tutta la valle, da Montesarchio, dove nei giorni scorsi sono state fermate 4 persone, a San Martino Valle Caudina. Importante anche l'azione di controllo del territorio da parte dei carabinieri e della polizia locale. Abbiamo circa 100 persone controllate, delle quali 7 sono state anche addirittura denunciate perché non hanno rispettato le disposizioni di quel DPCM, ma soprattutto quelle del governatore De Luca. Importante, dice infine il sindaco di Bonea, Gianpietro Roviezzo, rispettare le direttive nazionali. Solo così il Covid-19 sarà un brutto ricordo. Adesso stiamo arrivando al picco, al momento cruciale. In questo momento non dobbiamo, nel modo più assoluto, mollare. Dobbiamo restare a casa. È l'unico modo per prevenire il contagio del virus, non ce ne sono altri. Quindi evitiamo di uscire quando meno possibile, solo ed esclusivamente quando è necessario. Cerchiamo di concentrare le uscite. Restiamo a casa. Siamo andati a trovare presso la sua abitazione romana Nunzia De Girolamo, che è stata una donna impegnata in politica, ma adesso fa la giornalista, la conduttrice. Abbiamo parlato un po' anche del più e del meno, a caso ovviamente in modo metaforico. Vediamo. C'era una volta Nunzia De Girolamo. Cosa avete capito? C'era una volta Nunzia De Girolamo, donna politica in carriera, lanciata da Silvio in persona, ministro e personalità dominante di Forza Italia di Benevento. Ecco, sgombriamo il campo. Quella donna non c'è più. Per la verità, e la cosa la rende oltremodo gaudente, non c'è più nemmeno Forza Italia e i reduci, quelli che la eliminarono nel giro di una notte, non se la passano granché bene. Lei invece è risorta come l'araba fenice o come rinasce il ramarro, come diceva Lucio Dalla, inventandosi un mestiere che non era il suo e che svolge, va detto, con encomiabile capacità. Nunzia De Girolamo l'abbiamo raggiunta attraverso un'app nella sua abitazione romana e il suo sorriso genuino contribuisce a rendere meno avvilente il momento buio che stiamo attraversando. Abituati a vederla sotto le antiche spoglie e con quel piglio parecchio irritante di un tempo, sembra di trovarci davanti ad un'altra persona, più cauta, meno impulsiva, e te ne accorgi quando cerchi di coinvolgerla nel discorso attorno a Mastella. Niente da fare. Con esperienza schiva il colpo e si defila con assoluta eleganza. Il momento è talmente drammatico, dice, che credo il sindaco stia agendo con diligenza, e ti smorza sul nascere ogni tentativo di farle dire cose politicamente scorrette. Quando però provi a stuzzicarla sul terreno più generale, su come cambierà la politica una volta superata l'emergenza, allora Nunzia è precisa e ponderata. Io penso che questa tragedia del coronavirus cambierà molte cose, tra cui il mondo politico e gli schieramenti politici. Forse vedremo, è un po' come dopo Tangentopoli per certi versi, ovviamente con percorsi completamente differenti e tragedie umane molto più forti. Ma quando proviamo a farle dire se tra la nuova vita da giornalista e conduttrice ed una chiamata alle armi per le regionali quando sarà, su cosa farà cadere la sua scelta, qui la De Girolamo palesa le sue velleità e fa capire che, per quanto con Salvini non ne abbia mai parlato, l'idea di essere la paladina del centrodestra la intriga e come, e farebbe il classico ritorno di fiamma. Io a settembre potrei trovarmi di fronte a una difficile scelta, un altro bivio della mia vita, perché comunque il mio percorso televisivo sta andando avanti. Prima del coronavirus ero in trattativa per la conduzione di un programma e non ti anticipo nulla perché è tutto ancora work in progress, e quindi potrei ritrovarmi a settembre di fronte a una grande scelta. Conduco un programma o mi metto alla guida della Regione Campania o di un altro contesto politico, qualora uno di centrodestra dovesse offrire a me questa opportunità? Con questo amletico dubbio vi rimandiamo allo speciale che verrà messo in onda dopo il telegiornale proprio sull'intervista fatta a Nunzia De Girolamo. Intanto parliamo di nuovo da Avellino, perché le forze dell'ordine sono andate in soccorso del Moscati. Vediamo come.
Una parata delle forze dell'ordine che insieme ai vigili del fuoco di Avellino rendono omaggio a tutto il personale sanitario del Moscati in questi giorni impegnato in prima fila nella cura di pazienti ricoverati risultati positivi al Covid-19. Ieri sera, a sorpresa, uomini e mezzi di polizia, carabinieri, guardia di finanza e pompieri appartenenti ai rispettivi comandi provinciali hanno improvvisato una breve mobilitazione per far sentire agli operatori della città ospedaliera tutta la vicinanza e la solidarietà dei corpi rappresentati. Prima i clacson delle auto di servizio, poi l'inno nazionale che torna come messaggio di unione e coesione in questa fase così difficile. Di fronte alle emergenze in corso, dunque, una sorta di abbraccio simbolico e di ringraziamento tributato dalle forze dell'ordine nei confronti di medici, infermieri, operatori tutti che da giorni sono in trincea per affrontare questo nemico mortale chiamato coronavirus. La situazione economica che stiamo attraversando e che sarà dopo il passaggio del coronavirus. Siamo andati a chiedere al presidente di Confcommercio Benevento Romano che tipo di scenari dovremmo attenderci. Potrebbe sembrare una provocazione, ma non lo è. È la proposta, autodefinita shock, di Confcommercio Benevento per uscire dalla crisi che potrebbe colpire le piccole e medie imprese quando l'emergenza sanitaria da Covid-19 sarà finita. Aiuti immediati alle imprese, 5.000 euro a cittadino maggiorenne. Questa è la ricetta presentata al presidente Conte. Non serve far veicolare le risorse economiche tramite le banche. Tramite le banche significa che il 10% di queste risorse economiche, più o meno, potrebbero poi eventualmente arrivare alla piccola e media impresa. Noi dobbiamo oggi preoccuparci di tutte quante quelle attività che sono la ricchezza della nostra economia. Quindi come lo possiamo fare? Possiamo farlo con un grosso progetto economico a lunga scadenza. Non deve essere un progetto a 30 giorni, a 60 giorni, a 6 mesi. Posticipare le scadenze per Romano non è la soluzione adeguata. Anzi, quello che è stato fatto finora, purtroppo, psicologicamente, va ancora a peggiorare la situazione, perché l'imprenditore sa che fra 60 giorni o 90 giorni dovrà far fronte al doppio delle scadenze, al triplo delle scadenze. Ma materialmente cosa è stata fatta per l'impresa? Tecnicamente è stato fatto nulla, cioè è stato evitato ad oggi la multa all'imprenditore, cioè chi non ha pagato 10 giorni fa, 5 giorni fa e paga fra 60 giorni, lo Stato gli ha tolto la sanzione, cioè gli ha fatto omaggio della sanzione, quello che accadrà a giugno. Per il Sannio, dice infine il numero 1 di Confcommercio, la possibilità di veder chiuse numerose attività se non si interviene subito. Noi pensiamo che un buon 70% delle piccole e medie imprese avranno grossissime difficoltà a sopravvivere nei prossimi 12 mesi. Quindi non facciamo un totale, diciamo, eliminiamo il discorso di quanto si è perso, quanto si può perdere. In questo momento dobbiamo parlare di sopravvivenza. Le mascherine, che di questi tempi sono veramente introvabili e costano tantissimo, a Torino si sono inventati un metodo particolare insieme al sindaco Oliviero. Vediamo in che modo. Non è più tempo di pensare, di guardarsi intorno, di piangersi addosso e subire le conseguenze di questa grande emergenza legata al coronavirus. Questo lo sanno bene anche Viola e Luciana, due donne di Torrione in provincia di Avellino, che hanno messo a disposizione la loro abilità nel cucito per realizzare delle mascherine, indispensabili in questo momento. Una piccola storia di civiltà e di amore che germoglia in un tessuto sociale semplice e bello di un piccolo centro dell'Irpinia, dove la condivisione di scelte e idee passano attraverso la grande laboriosità del sindaco, Anna Maria Oliviero. Donne in prima linea, quindi, che si trovano ad amministrare una comunità in piena emergenza. Le mascherine mancano ovunque e quelle in arrivo oggi distribuite dall'ANCI sono appena una cinquantina, riservate all'amministrazione comunale, alla protezione civile locale, insomma a chi svolge attività sul territorio. Per questo il sindaco ha pensato di agire e di non lasciare nessuno indietro. Così è stato acquistato del materiale in TNT, tessuto non tessuto, e due donne del paese, Viola Guida e Luciana Ferrara, hanno pensato a realizzarle in tempi record. Il tessuto per la realizzazione delle mascherine, casualmente arrivato di colore rosa,
che non può che sottolineare simbolicamente la grande forza delle donne, che non si fermano mai. Il rosa, che viene associato anche alle battaglie contro il cancro al seno, questa volta combatte una nuova guerra contro un nemico sconosciuto, ma con cui nessuno deve abbassare la testa. E noi amministratori, con l'aiuto dei ragazzi del forum giovanile, siamo andati in giro per le case, anche per salutare le persone che in questo periodo sono rinchiuse, e abbiamo distribuito le mascherine prodotte. Una particolarità, sono rosa, è proprio un comune in rosa. In effetti, non voluto, anche perché con la mia elezione a sindaco il paese si è tinto di rosa, ho anche un vice sindaco donna, però in effetti è stata una scelta obbligata, l'unico colore immediatamente reperibile era il rosa, quindi abbiamo in questo momento un paese in rosa. Il sindaco Oliviero invita comunque sempre a restare il più possibile a casa, perché questa grande battaglia va combattuta assieme, sfoderando come prima arma il senso civico. Per fortuna il popolo da questo punto di vista è molto collaborativo, però abbiamo comunque la polizia municipale che è attiva sul territorio, ci sono i carabinieri della stazione di Montefusco e devo dire che i controlli li effettuo anche io personalmente, anche perché con la mascherina cerco di stare comunque vicina alle persone, nel senso che la mattina, anche per controllare se ci sono eventualmente persone, soprattutto anziane, che hanno bisogno di qualcosa, io faccio un giro per le stradine del paese, perché anche un sorriso da lontano, una parola, può essere di conforto e di aiuto in questo momento così particolare. Esatto. Senti, ma dietro di te vedo del color rosa e la mascherina realizzata, no? Eccola. Allora facciamola vedere. Ora la indosso. Allora, con la mascherina lo diciamo e lo ripetiamo di restare a casa. Bisogna stare a casa, perché la migliore mascherina resta sempre la propria casa. Asia Benevento e la sanificazione delle strade del capoluogo sannita, che procede a ritmo serrato. Continua il lavoro dell'ASA di Benevento per la sanificazione delle strade. Alle prime luci dell'alba gli operatori ecologici dell'azienda sanitaria locale hanno avviato il secondo giro di sanificazione della città e delle contrade, ripartendo proprio dal Rione Libertà. Per il prossimo intervento l'azienda si avvarrà dell'ausilio di Coldiretti, CIA e personale della provincia. Soddisfatto si è detto all'Hub TV il dottore Donato Madaro, amministratore delegato di ASIA, il quale ha sostenuto che si tratta di un importante accordo per la città che fa seguito allo stato di emergenza dichiarato su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del coronavirus. Dopo il documento di collaborazione sottoscritto con la provincia, l'ASIA, a Donato Madaro, aveva anche il supporto della Coldiretti e della CIA per procedere alle operazioni di lavaggio straordinario delle strade, tentando di contrastare il contagio. È fondamentale in questo momento di emergenza, ha tuonato sempre Madaro, la collaborazione tra tutti gli attori istituzionali. La nostra azienda e il Comune di Benevento hanno messo in campo un grande sforzo per garantire il contenimento del Covid-19 e garantire la tutela della salute pubblica. Ringrazio dunque Provincia, Coldiretti e CIA per l'aiuto offerto alla nostra causa. Insieme, tuona Madaro, sono convinto che si potrà fare meglio e di più. Coronavirus, ma anche metafora delle fake news. Quante se ne contano attorno al dramma che stiamo vivendo? Marisa Calzone. Non è colpa nostra, siamo proprio fatti così. Cerchiamo le risposte che vogliamo sentirci dire, le soluzioni facili, anche se apparentemente assurde, ma purché ci facciano sentire al sicuro. Accade nelle emergenze, accade nei momenti difficili dove la disperazione ci porta fuori controllo e la mente fa voli pindarici per alienarsi dalla realtà che ci appare invivibile e che in questi lunghi giorni di restrizioni lo è per davvero. Il coronavirus non sta solo infettando la gente dal punto di vista fisico, ma sta annebbiando la mente di molte persone che, costrette in casa, si sentono braccate da un nemico che aspetta dietro la porta. La paura è umana ed è anche la nostra prima forma di difesa, dicono gli psicologi. Ma quando diventa ansia può farci anche incorrere in errori. Succede allora che la nostra comfort zone diventa il web e tutto
tutto il suo universo di notizie, vere e non. Attenzione alle fake news, è il monito che arriva anche dall'Ordine dei giornalisti della Campania con il presidente Ottavio Lucarelli, che in una recente video intervista sull'Hub TV ha sottolineato l'importanza di affidarsi ai siti ufficiali di giornali online e TV e di verificare sempre la fonte di ogni notizia che viene pubblicata sui social, dove dietro ad articoli e post si nascondono spesso persone non deputate alla diffusione di notizie e che ignorano il codice deontologico del giornalista. In merito al Covid-19 è sempre bene affidarsi a siti certificati. Tra le notizie non attendibili in circolo in queste ore c'è per esempio quella secondo cui i farmaci antivirali potrebbero prevenire l'infezione da coronavirus. Ma questo non è scientificamente provato, quindi gli esperti suggeriscono di non assumere farmaci in funzione preventiva. C'è poi chi scrive che mangiare molto aglio può prevenire il virus. Anche in questo caso non esistono dati scientifici che lo confermano, pur considerando le proprietà naturali antimicrobiche del tubero. Tra le notizie pubblicate sui social c'è anche quella che vede gli antibiotici come salvatori dell'umanità in questa guerra al contagio. Niente di più falso. La notizia dell'acqua che lava il virus dal cavo orale è poi quella più gettonata, ma basta un po' di buonsenso per comprendere che si tratta di una bufala e che se l'acqua fosse stata la panacea per questo male, a quest'ora saremmo tutti fuori dall'incubo e soprattutto dalle nostre case. È tutto per questa edizione del TG, vi lascio adesso lo speciale con Nunzia De Girolamo, intanto c'è il meteo regionale e intanto vi do la più cordiale buonasera. Il meteo è presentato da Lasciati sorprendere dalla vita. Affrontala senza risparmiarti nulla. Anche quando ti mette alla prova. E se qualcosa dovesse andare storto, Allianz non ti lascerà mai solo. Perché Allianz mantiene sempre le promesse, grazie a prodotti che non riservano brutte sorprese. E agenti che restano accanto a te, soprattutto nel momento della verità. Vieni a trovarci nella nostra agenzia Allianz Benevento Centrale. Ti aspettiamo a Benevento in piazza Leonida Bissolati 14. Have a nice day.